Claudio Meloni, Coppa Italia, mercoledì una gara ufficiale, la vincete in Coppa Italia, si può dire che le vincete tutte, cioè adesso magari di ripetersi in campionato, una buona partita quella di oggi, no? Sì, sono contento, anche perché oggi ho avuto modo di far giocare ragazzi che sino ad oggi avevano giocato un po' meno, quindi ho avuto delle ottime risposte, quindi sono contento. In campionato sino ad oggi è vero che abbiamo fatto 2 punti, ma non mi è dispiaciuto, diciamo, l'approccio che hanno avuto i ragazzi, quindi forse ci è mancato qualche punticino in più, però va bene, dai, siamo una neopromossa. Senti, siccome poi si diceva il CUS sbaglia sotto porta, comunque fatica a segnare, oggi per farne 2 avete dovuto costruire 6-7 palle gol. Questo è vero, però sarei molto più preoccupato se non certo. Creassimo le occasioni. Quindi, poteva fare che comunque il portiere, bisogna dare il merito a Pirodi dell'Atletico. Pirodi è un ottimo portiere, quindi, però ripeto, sarei molto più preoccupato se non creassimo occasioni. Quindi è vero che dobbiamo aggiustare il tiro, però bisogna avere fiducia, continuare a lavorare. Secondo me prima o poi i risultati arriveranno, come stanno arrivando in Coppa. Note positive ai giovani che hai schierato, 2006-2005? Sì, molto positive. Quest'anno abbiamo un gruppo di fuoriquota molto valido, quindi ragazzi seri che non mancano mai gli allenamenti, quindi sono molto contento. Città, quelli di oggi, il 2006 Aneta? 2006 Nicola Sasunis. Sì. Poi nel 2005 Pietro Raccomandato e 2004 Manuel Mantega. Nel secondo tempo sono entrati Marco Asuni, 2003, quindi sono contento, ripeto. In tutto questo avete anche una buona batteria di senior, li stai facendo ruotare, li stai tenendo in tiro un po' tutti. Sì, abbiamo la fortuna di avere dei ragazzi, oltre che ottimi giocatori, ottimi uomini, quindi c'è un ottimo gruppo, quindi sono contento. E siccome ho giocato anche a calcio, quindi so che cosa vuol dire magari allenarsi e poi non giocare, quindi dovrò essere bravo io a cercare di coinvolgerli tutti, però sino ad oggi sto avendo delle ottime risposte da parte del gruppo. Senti Claudio, dopo un'estate in cui aspettavate questo ripescaggio per mesi, tutto luglio, parte di agosto, siete dentro questo campionato di promozione, come lo stai trovando? Voi vi siete attrezzati comunque abbastanza bene? Allora, è vero che io l'anno scorso non ho fatto la promozione, però quest'anno mi sembra che il livello rispetto al passato campionato sia salito, che un po' tutte le squadre si siano attrezzate. Ci sono diverse squadre che giocano bene a calcio, che sono attrezzate per far bene, quindi non sarà facile né per chi deve vincere il campionato né che per chi si deve salvare. Quindi ecco, infatti ricordiamo poi che ci sono 4 retrocessioni, quindi magari esatto. Si guarda in alto, però poi ci si preoccupa. Vabbè, qualche anno d'esperienza sia da giocatore che da allenatore l'ho avuta, quindi so bene che anche squadre attrezzate che magari puntavano a vincere il campionato poi magari si sono trovate invischiate in zone basse e sono andate in difficoltà. O al contrario, squadre che magari partivano per fare un campionato discreto si sono trovate con la giusta alchimia e hanno poi vinto magari i campionati. Quindi non bisogna mai dare niente per scontato e provare a ragionare una partita per volta, almeno questo è quello che io faccio per ragazzi. Nel ragionare una gara per volta ci proiettiamo a quella di domenica, Verde Isola vi riporta lo scontro dell'anno scorso, un testa a testa, hanno vinto loro, però poi siete saliti anche voi. Hanno vinto loro meritatamente perché hanno vinto qualche partita in più rispetto a noi, che noi al contrario abbiamo pareggiato tanto. Sarà una partita difficile perché loro sono un'ottima squadra, sono attrezzati, hanno preso dei giocatori importanti, quindi però andremo lì per fare la nostra gara, quindi cercheremo di portare a casa dei punti. Claudio, cosa ti chiede la società? Il CUS si affaccia in promozione, portare una squadra di Cagliari in promozione è molto importante, si dà possibilità appunto di mettere in mostra i giovani, cosa dovrete fare? In primis mantenere la categoria, abbiamo costruito una squadra che ci desse delle garanzie in tal senso, quindi cercheremo di fare un buon campionato mantenendo in primis la categoria. Poi è ovvio che una volta ottenuto il primo obiettivo, che è appunto la salvezza, cercheremo di ragionare, ripeto, una partita per volta e vedere dove si potrà arrivare. Ci sono squadre, ho visto squadre abbastanza attrezzate, in primis il Guspini e poi ho visto anche il Villasimius, un'ottima squadra, allenata bene da Antonio Prastaro, quindi sono tutti giocatori quasi professionisti che vivono di calcio, quindi li ho visti, mi sono piaciuti tanto. In questa fase si sta avvantaggiando il Villasimius, forse per il calendario, ma
non è detto, nel senso che poi gli avversari vanno incontrati e battuti. Il campionato poi è corto, quindi i margini di errore sono ridotti. Bisogna cercare di non staccarsi né dalle ultime né dalle prime, dipende da quelli che sono poi gli obiettivi di ogni squadra. Però ripeto, campionato da quel punto di vista basta una, due vittorie a parte il Villasimius, i margini tra la seconda e la penultima sono di 3 punti, quindi sono molto ridotti, quindi basta fare una o due vittorie consecutive che ti trovi a passare magari dagli ultimi posti ai primi posti. Quindi. Grazie Claudio, in bocca al lupo per la stagione. Te.